Ci spostiamo verso la montagna, parliamo della viabilità per Campitello Matese. C'è stata una riunione in prefettura che ha seguito per noi Claudia Marra, collegata dalla nostra postazione radiofonica. Sì, Campitello torna lentamente verso la normalità. Da domani la circolazione sarà consentita già in una fascia oraria più ampia, dalle 9 alle 17, per chi deve recarsi a scuola il giorno seguente, quindi giovedì 26, e al lavoro. Sarà consentito già, e sempre che ci siano condizioni di sicurezza, dalle 7 del mattino. È stato deciso all'esito della riunione in prefettura a Campobasso per fare il punto su Campitello e continua l'attività di presidio e monitoraggio dell'intero territorio che è a rischio valanghe. Vediamo cosa ha detto all'esito della riunione il prefetto alle nostre telecamere e uno degli uomini del soccorso alpino che presidia da giorni Campitello. Vediamo. Per Campitello la viabilità, si aprirà la strada, che succederà? Ci sarà un'apertura maggiore, monitoreremo attentamente e puntualmente la situazione meteorologica al fine di assumere le determinazioni necessarie. La riunione è andata molto bene, è durata circa un'ora, è stato un momento necessario per mettere a punto le strategie future, per consolidare una collaborazione molto fattiva. E quindi diciamo che è stato proprio di seguito, diciamo, agli ultimi giorni che hanno visto la situazione meteorologica che ha impegnato, insomma, tutti gli attori del sistema. Il soccorso alpino sarà sempre presente con i suoi uomini, sia per quanto riguarda l'attività di protezione civile. Il pericolo di valanga è abbastanza importante, di leggere costantemente i bollettini di Meteomont sul pericolo valanga, e in questo momento il pericolo nella nostra zona è 3, è arancione, e di attuare tutta la prudenza necessaria per spostarsi soprattutto su itinerari non serviti dalla gestione delle piste di Campitello Matese. La tratta ferroviaria tra